Apertura sabato 25 mattina alle 10:30 della pista sul ghiaccio. Confermiamo l'apertura per sabato mattina, attendiamo il popolo fanese, da sabato mattina per l'appunto, i bambini, i ragazzi, chiunque voglia venire, tanto ormai siamo conosciuti in zona. Diciamo dove ci troviamo in questo momento, dove sarà allestita la pista del ghiaccio? Allora, la pista è allestita in via 24 maggio, il parcheggio di via 24 maggio, di fianco alla Camera Cristiana. Come funziona l'allestimento della struttura? I ragazzi stanno allestendo la pista, questo è il basamento dove vengono praticamente montate le serpentine che servono per formare il ghiaccio. Quando sarà possibile venire a pattinare? Per poter venire a pattinare da sabato mattina, per appunto 24, che diciamo che sarà l'inizio del periodo invernale del Natale. E quanto rimarrà allestita la pista? Fino al giorno 7, che è l'ultimo giorno, perché la Befana è il 6, il giorno 7 è domenica, per logica noi saremo aperti. Ricordiamo che sarà possibile affittare i pattini direttamente qui? I pattini, come sempre, possono essere affittati qui direttamente a noi. Chi è in possesso di pattini pagherà soltanto il discorso del biglietto d'ingresso e basta, che sarà ridotto in confronto al prezzo normale. Età per entrare? Allora, l'età minima per entrare, qui possono entrare un pochino tutti i bambini, da un minimo di 3 anni fino a un massimo, il massimo non ha limite, finché il cuore lo permette. Novità dell'anno per i bambini più piccoli, il jumping. Sì, porteremo anche il jumping, che sarà praticamente il classico salterello dove i bambini vengono imbragati, di modo che hanno una sicurezza maggiore. Lo porteremo in alternativa per quei bambini che hanno paura di pattinare oppure non sono ancora, diciamo, pronti per poterlo fare. E allora aspettiamo tutti qui a pattinare. Certamente, attendiamo tutto il popolo fanese. Più siamo e più ci divertiamo.